Claudio, ciao Pimpa, vedo che avete trovato dei nuovi amici. Sì, eccoli qua. Li abbiamo trovati sul tuo scrittoio. Si chiamano Ginetto Bozzetto e Lisetta Bozzetta. Lo sapete? Io sono molto contenti di averci conosciuto perché noi siamo così morbidi e loro hanno tanta voglia di accarezzarci e ci coccolano tutto il tempo. Ma ti devo dire una cosa buffissima. Minu qua ha visto delle cose sul tuo tavolo che non sa assolutamente distinguere. Lui non sa che cosa sono. A me viene da ridere perché sono delle cose così belle, così semplici. Andiamo a Miau, vedere. sì, ho trovato queste cose strane e non so proprio che cosa sono. Sono delle cose così piccoline, ma saranno mica pericolose. Io mi tengo un po' a distanza, eh? Provo magari. Mi fanno un po' paura. Minù, Minù, guarda che tu dormi tanto e non sai neanche che questi sono. Sono dei fagioli. Fagioli? E cosa sono? Ma sì, Minù, questi qui, guardali bene. Sono i fagioli. Sono i semi della pianta del fagiolo. E sono qua perché sono molto buoni da mangiare. Adesso pensa che questi semini possiamo considerarli i bimbi della pianta del fagiolo. Loro hanno dormito tutto l'inverno e adesso se li piantiamo, da questi potranno nascere delle altre piante che potranno fare dei frutti. Il frutto del fagiolo si chiama bacello, dove crescono tanti piccoli fagioli che sono tutti fratelli uno con l'altro. Che meraviglia, sono i semi. Ma sì, Minù, ma non lo sai la canzoncina quella che fa per fare un tavolo ci vuole il legno e poi dice per fare un albero ci vuole il seme. Ma naturalmente bisogna passare dai fiori. Ecco perché abbiamo fatto questi bei fiori per l'inizio della primavera. Per fare tutto ci vuole un fiore. Ma cosa ne fai di questi semi, Claudio? Ecco qua. Quello che ci farò è questo. Allora ne prendo uno e lo vado a mettere in questo vasetto che ho preparato con un po' di terra. Questo è un vasetto fatto di un impasto di carta che si scioglierà poi insieme alla terra e permetterà alla pianta di essere proprio nella terra. Questo semino lo appoggio qua. Lo faccio affondare qua. Lo copro con un pochettino di terra, la schiaccio un pochettino e poi la innaffio con un pochettino di acqua. Faccio affondare bene. Intanto l'acqua piano piano bagna il terriccio. Bene, allora, questo è un messaggio per i bambini delle prime. Io avrei voluto fare questo esperimento a scuola. La scuola, ahimè, ce l'ha chiusa il virus. Allora facciamo così. Io seminerò un seme per ciascuno di voi, non solo fagioli, anche di altre piante, e poi mano a mano vi manderò le fotografie di quello che succede. Questo è il primo seme che semino per voi, eh? Sarà dedicato a voi. Ecco qua, prima non vi ho presentato bene i nostri nuovi amici, Ginetto Bozzetto e Lisetta Bozzetta. Eccoli qua. Avete visto come sono fatti? Sono tutti di legno, ma hanno un corpo molto che assomiglia molto al vostro, anche se voi siete più carini, però guardate, hanno il busto, il ventre, la testa, il braccio, l'avambraccio, la mano,
la coscia della la gamba e i piedi. Forse i piedi non li vedete, ma ce li hanno, eccoli qua. E possono muoversi, sono un po' meno agili di voi, però ad esempio se Lisetta Bozzetta vuole salutarvi, alza il braccio e fa ciao ciao. Eccoli qui. E forse li rivedremo più avanti. Adesso ci occupiamo del bambino fagiolo che vi avevo promesso avremmo imparato a disegnare. Eccoci qua. Cosa vuol dire disegnare dei bambini fagiolo? Allora, il fagiolo ha una forma abbastanza semplice, grosso modo come questa, quindi non dobbiamo essere neanche tanto preoccupati di come la facciamo. Questo potrebbe essere un fagiolo, ma potrebbe essere anche il corpo di una persona. Come facciamo a farlo diventare una persona? Beh, mettiamo la testa ormai siamo capaci di disegnarla, questa la faccio rotonda, poi però ci attacchiamo le braccia, faremo delle braccia sottili come un filo, come questa qua. Per le mani facciamo solo questi tondini qua. Stessa cosa per le gambe. In questa maniera, come vedete, è molto facile disegnare qualcuno. Allora, questa potrebbe essere una persona girata in avanti. Abbiamo già fatto gli occhi. Sappiamo fare i particolari, come ad esempio i capelli, le orecchie. E a questo punto possiamo dedicarci a cosa sta facendo questa persona. Allora, questa persona, vediamo, cosa potrebbe fare? Potrebbe avere un cagnolino al guinzaglio. Oppure potremmo anche avere una persona, possiamo fare fagioli di tutte le misure, una persona girata che sta andando via, sta correndo. Quando una persona corre ha le gambe così, le braccia un po' in questa maniera, chissà perché corre così questa persona, speriamo che non gli scappi via il cappello con il vento. L'altro braccio un po' ce l'ho là. Qui chissà cosa sta tenendo, forse l'ombrello con questo braccio qua. E possiamo avere bambini fagiolo in tutte le posizioni, ad esempio se questa è una sedia, ma ci può essere un bambino fagiolo seduto, allora faccio il fagiolo qua, le gambe saranno, che fagiolo ciccione, un po' come il maestro. Avrà le gambe qua, avrà le braccia, che cosa farà magari da seduto? Secondo me ha una bella forchetta in mano perché sta per mangiarsi qualche cosa di buonissimo. Ah, era una signora questa qua. Era una signora e ha anche la coda di cavallo. Potrebbe esserci anche un bambino fagiolo seduto per terra. Che magari sta giocando con le macchinine. Oppure potrebbe esserci una bambina fagiolina e in generale tutti abbiamo la testa sopra il corpo, ma questa bambina ce l'ha qua. E sapete perché? Perché fa un po' l'equilibrista. E riesce a stare a testa in giù.
Questa bambina un po' ricciolina mi ricorda qualcuno in classe, che non sempre sta bene al banco, ma se ne va un po' in giro, però insomma, ci sono anche i momenti per fare questo. Bene. Adesso vi farò vedere quante possibilità abbiamo. Poi per fare un corpo non è detto che dobbiamo usare sempre questa forma a fagiolo, possiamo anche usare una forma a rettangolino, il principio viene lo stesso. Questo qui sta facendo un salto come i ballerini. Insomma, possiamo partire da un corpo fatto con diverse forme per fare diverse posizioni. Se poi volete essere precisi come i nostri amici bozzetti, allora i nostri amici bozzetti in realtà hanno il torace, il ventre, la testa ce l'hanno un po' più allungata così, il braccio ce l'hanno diviso in due parti così, e anche la mano. Lo stesso per le gambe. E a seconda di come le giriamo, queste persone che disegniamo possono fare cose diverse. Ad esempio, non lo so, questo qui potrebbe essere un supereroe che sta partendo col suo mantello per andare a prendere dei cattivoni che sono sempre in giro. Ecco, la Pimpa mi ha prestato questo bellissimo libro che ha molti suggerimenti per disegnare, e qui abbiamo un fagiolino, una fagiolina che cammina, che corre, che sta seduto, che fa un balzo, cioè un salto, poi che solleva qualche cosa, che cammina facendo piano con i piedi per non farsi sentire, perché ha qualche cosa di losco che vuol fare di nascosto, qualcuno che spinge, qualcuno che tira, qualcuno che balla o che fa ginnastica, che esulta quando è contento oppure che è arrabbiato, quando ha le mani così, se vediamo i nostri genitori che ci guardano in questa posizione è meglio darsi una regolata. Poi ne abbiamo qui uno pensoso o una perplesso, o perplesso vuol dire che c'è qualche cosa che non è ben sicuro di come va fatta o di che cosa è successo, qualcuno triste, ma questo proprio triste, guardate come ha abbattuto questa persona qua, addirittura questa si dispera, chissà la sua bocca in che posizione sarà. Bene, queste cose qui se le volete vedere bene potete mettere in pausa il video, e se vi serve per prendere l'idea. E per questa video lezione vi saluto, appuntamento alla prossima. Vi salutano anche la Pimpa, miau Minù, miau miau, ma anche i nostri nuovi amici. Ciao 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 ciao.